Bentornati a Radio Puggini On Air, parliamo di un'altra bella puntata di accordi e disaccordi con il sociologo De Masi e soprattutto Marco Travaglio, che molti di voi come me stavamo aspettando per ascoltare cosa dice sui temi dell'attualità come ogni settimana. Questo è un appuntamento molto importante di cui parliamo sempre, per cui se non siete iscritti al mio canale YouTube Marco Puggini, magari andate anche a vedere altri video, parliamo delle nuove uscite per chi non ci conoscesse discografiche, parliamo del mondo dello spettacolo e facciamo ascoltare tanta bella musica, per cui restate sintonizzati con Radio Puggini On Air. Allora, Marco Travaglio, ecco la prima domanda che è stata posta su Silvio Berlusconi, su questo momento molto delicato in cui sembra essere gravemente malato al San Raffaele, e Marco Travaglio, da grande signore, direi proprio da grande signore, dice che nel momento in cui una persona si trova in una fase di malattia, quindi c'è il rispetto umano e naturalmente non si rinnega il passato, ma si fa una pausa, e dice Marco Travaglio, gli auguro di campare 100 anni, così potremo continuare a dire quello che pensiamo su di lui, naturalmente a dirlo a lui, perché poi in maniera tale che possa anche rispondere e difendersi, perché poi dopo potremmo continuare lo stesso, anche se un giorno non ci sarà più, a dire quello che pensiamo di Silvio Berlusconi. Ma per il momento naturalmente ci vuole il rispetto per la sofferenza, per il dolore di tutti gli esseri umani. È bene fare una pausa, perché tanto non cambia nulla se non diciamo cosa pensiamo oggi su Berlusconi. Non cambia nulla perché l'abbiamo detto per 30 anni cosa pensiamo di Silvio Berlusconi, e non cambia nulla a noi, non cambia nulla agli altri. Secondo me ha ragione Marco Travaglio, una pausa ci sta davvero, non siamo bestie, no? Avrebbero detto una volta, poi si scoprì che le bestie spesso, anzi quasi sempre, sono meglio delle persone, per cui non si usa più dire così. E poi stasera si è parlato a lungo del PNRR, naturalmente ci sono dei progetti come lo stadio di Firenze, per cui non era esattamente la destinazione giusta alla quale sarebbero dovuti andare questi soldi che l'Europa ci ha dato grazie a Conte, ricordiamolo. Poi sono stati inseriti appunto dei progetti anche da Draghi, due progetti e un terzo da questo governo è stato rivisto, che sono appunto stati contestati dall'Europa. E poi c'è Renzi, il nuovo direttore del giornale Il Riformista, quindi un nuovo collega di Marco Travaglio, sono entrambi direttori di giornali. Allora vediamo cosa dice Marco Travaglio a proposito di questo nuovo direttore. Si parla di Alfredo Romeo, che ha avuto qualche guaio con la giustizia, e dice Marco Travaglio, un conto è, come accadeva con Veltroni, D'Alema, un parlamentare che dirige il giornale del suo partito, un conto invece ciò che accade oggi per quanto riguarda Renzi e Il Riformista. Ma dice Marco Travaglio, ormai Matteo Renzi è abituato già a rivestire ruoli incompatibili che possono avere un conflitto di interessi, magari non a livello penale, diciamo, non a livello di leggi, perché non c'è nessuna legge che vieta che Matteo Renzi sia il direttore di un giornale, non c'è nessuna legge, ma lo vieterebbe un minimo di decenza, di pudore politico. In Francia, per esempio, non avrebbero mai ammesso una cosa del genere.
Insomma, stasera anche con il sociologo De Masi un dibattito molto interessante, anche lì accordi e disaccordi tra il sociologo e Marco Travaglio. Bene, io vi invito naturalmente a guardare come sempre la puntata di accordi e disaccordi sul sito di Nove e vi do appuntamento al prossimo commento qui su Radio Puggini On Air. Puoi farmi male, non sento più dolore. Ho qui la mia astronave per andare altrove. Fammi respirare un poco del tuo odore, perché il mio naufragare m'è dolce in questo mare nero come il buio, ma l'inverno da qui fa più freddo. Per starti ad ascoltare, prendi ogni occasione per farti odiare. Fammi controllare in quale direzione volano gli stormi dentro questo cuore nero come il buio, ma l'inverno da qui fa più freddo da. Fammi respirare, non devo respirare ciò che mi fa male. Mali da espiare, mi devo perdonare, perché non so guardare dentro questo nero come il buio, ma l'inverno da qui fa più freddo da. Meglio tardi che mai, imparare a suonare, mettere in fila quattro accordi e poi cantare. Meglio tardi che mai, imparare a sognare, ricordarsi che tutto è diverso laggiù, in alto mare. Meglio tardi che mai, fra una nota e un incanto, la meraviglia di riscoprirsi un po' ogni tanto. Meglio tardi che mai, quando si chiede scusa, è una donna che non perdona mai, ti sconta qualche cosa. Meglio tardi che mai, quando un padre abbandona, quando un figlio perdona anche se non si torna indietro mai. Meglio tardi che mai,
un amore in sospeso, ritrovare un sentimento che si era arreso. Tardi che mai, imparare a suonare, mettere in fila quattro accordi e poi cantare. Meglio tardi che mai, imparare a sognare, ricordarsi che tutto è verso laggiù, in alto mare.